Ciao ragazze, bentornate in un nuovo video sul mio canale. Oggi nuovo video, ma prima di iniziare, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanella e di andare giù nell'info box. Troverete come sempre tutte le informazioni per quanto riguarda i miei social, ma anche per quanto riguarda questo video. Oggi spacchettiamo la My Beauty Box di novembre. È arrivata e quindi finalmente, e poi. E quindi andiamo ad aprire questo mese, ovvero il mese di novembre. La copertina è tutta stellata, come potete vedere anche in questo caso, già in passato hanno utilizzato questa trama, però le box come sempre sono tutte nere. Quindi vado ad aprire e ad aprire appunto il sigillo. Molto pesante, devo dire, questa box. E questo è, diciamo, l'inizio della box. Per l'appunto si chiama Time to Glove, la box di novembre. Come sempre qui troveremo tutti i prodotti che sono all'interno della box. Poi abbiamo dei dépliant, come sempre. Abbiamo questo di Prija ed è uno sconto del 15% per cosmetici vegani certificati per la cura del corpo e dei capelli per una beauty routine al 100% made in Italy. E questo è lo sconto se vi può interessare. Poi abbiamo un altro dépliant. Che vabbè, qui praticamente già l'altra volta la misero è per gli abbonamenti per le riviste e quindi giusto per farvelo vedere, ma è uguale a quello del mese scorso, del mese di ottobre. E infatti, ecco qua. Dunque, vedo tante belle cose, belle, belle, belle. Allora, inizierei proprio. Oddio, quante cose belle, veramente belle. Inizierei con un prodotto viso, un detergente solido. È di Officina Naturale. Ed è un sapone detergente solido purificante. E si presenta in questo formato qui. Buonissimo il profumo. Buonissimo, mamma mia. Sembra agli agrumi. Bello veramente. Bello, bello, bello. Ed è una saponetta bio da, non lo dice? Comunque, ah sì, qui ci doveva stare per forza, 15 grammi. Comunque molto molto bella, non vedo l'ora di provarla. Ha una profumazione veramente buonissima. Poi andiamo avanti. Andiamo avanti, troviamo un prodotto della Prija, appunto, come appunto vi ho fatto vedere prima lo sconto, un bagnoschiuma cremoso vitalizzante al ginseng ed è tutto glitteroso, come potete vedere. Sì. Profumatissimo ed è appunto buonissimo. Un bagnoschiuma, che però questo secondo me è uno di quei bagnoschiuma brillantinati che quando lo utilizzate vi rilasciano questi glitterini sul corpo. Poi abbiamo trovato una maschera idratante della Olea Pure Original. Eccola qui, un brand che non conosco, mai provato nulla. Dottor Solari Cosmetici, maschera idratante. Vediamo un attimo. È una maschera idratante, sì, eccola qua.
profumatissima. Buona, buona, buona. Se non mi sbaglio, questa è per i capelli. Dopo devo controllare meglio. Poi abbiamo, quante cose belle, un body milk, quindi un latte corpo con fico d'India della Sicilia, idrata con leggerezza della itinera. È fatto così. Io adoro i flaconi e i formati che portano questo tappetto, perché così si può richiudere. Ed è un 30 ml. Bello, non vedo l'ora di provarlo. Poi abbiamo della Filorga, che già abbiamo trovato in passato altri prodotti dello stesso brand, di cui sono veramente buonissimi, come anche una crema per il viso. Questa volta è un Oxygen Glow, una CC Cream, con SPF 30. Ed è questo qui, formato da 15 ml. Vediamo un attimo se... questa è la consistenza, la solita profumazione, diciamo, cosmetica. Non è molto scuro, però io penso che va abbastanza bene, insomma. Sì, poi la proverò e vi farò sapere. Poi abbiamo un prodotto per occhi, un Maybelline Tattoo Liner, bellissimo, io non l'ho mai provato, nero, sì, numero 710. Ed è questo qui. Allora, praticamente un tattoo liner liquido. Vediamo il pennellino. Ah, è di quelli sottili. Semi, no, è tipo feltro. Quello qua. Non vedo l'ora di provarlo. E poi adoro gli liner neri. Ok. E poi passiamo ai prodotti che ci hanno fatto scegliere, e sono tra i vari ombretti della linea Makeup Cosmetics Milano. C'erano degli ombretti da poter scegliere, e però vedo che non mi hanno mandato quello che avevo scelto io, che era un tipo un verde ottanio. Mi hanno messo questo, non credo che sia quello, che questo è un po' più nel grigetto, però vediamo. Questo che numero è? 4, un top. Infatti vi ricordo che, però, un color top fa sempre comodo. Ha questa trama così, molto bella, tipo una stella, più o meno. Andiamo a sbocciare. Eh sì, è proprio un grigio. Ecco qui, è bello pieno, però devo dire che è un colore abbastanza pienotto. E poi si potevano scegliere dei profumi, come già in passato ci hanno fatto scegliere un profumo, ma questa volta veniva associato con il profumo maschile, e io super felice. Tra le note olfattive che avevo letto, questa era proprio quella che più mi piaceva di più, Bacche di Tuscia. Loro mettevano in corrispondenza per l'uomo Cuore di Pepe Nero. Vediamo subitissimo, qui c'è anche uno sconto, appunto, se vi interessa ve lo metto qui, fatevi uno screen. E allora vediamo. Allora, si presenta così. Poi magari, se vi fa piacere, vi faccio una recensione su questi profumi, visto che ne ho due,
vi potrei fare una recensione, dopo aver provato anche questo, una recensione completa con i due profumi. Fatemi sapere se vi interessa, così, visto che è anche da tanto che non ne faccio di video sui profumi, mi farebbe piacere farne uno. Se vi fa piacere, fatemi sapere. Buonissimo. Buono, buono, buono. Mentre quello da uomo, penso che dovrebbe essere questo, quello da uomo. Eau de parfum. Non vorrei sbagliare. Vediamo subito, perché è passato un bel po' di tempo, da quando ci hanno fatto scegliere. In questo caso sì, questo sarà quello maschile. È ambrato ed è quello maschile, però lo voglio sentire. Buonissimo. Poi per ultimo, penso, sì, ma non per meno importanza, ci hanno regalato l'agendina di Amica in collaborazione con Amica per appunto il 2023. Che carina, bella, dentro è viola, uno dei miei colori preferiti. E poi vediamo com'è fatta, così. Che bella, dentro c'è scritto anche l'oroscopo. Mamma mia, sono dei paginoni, va bene. E poi, che bello però, c'è anche tutto il calendario fino al 2024. Molto molto utile per metterla appunto in borsa. A volte per scrivere un appunto che magari sia appestato un indirizzo, un numero di telefono, a volte capita. Infatti io avevo scelto più un color di ottanio come colorazione di ombretti. Vedete, c'erano tutti questi, però io avevo scelto questo qui, che era un verde ottanio molto bello, doveva essere. Comunque sia, ricapitolando, abbiamo trovato appunto l'ombretto di Make Up in full size, è da 2 grammi. Poi abbiamo trovato il bagnoschiuma della Prigia, e questo è un 40 ml ed è un full size. Poi abbiamo trovato questa maschera idratante per capelli districante idratante all'olio di baobab e ai semi di lino. La sua formula ricca, questa qua, è cremosa, combatte la fragilità dei capelli ed è particolarmente indicata per capelli sfibrati che tendono a spezzarsi. L'olio di baobab, infatti, è un ottimo rivitalizzante e ristrutturante ed è una travel size da 50 ml. Poi abbiamo trovato il sapone solito detergente per appunto il viso della Officina Naturale ed è una travel size da 15 ml, detergente viso solito delicato, ma si poteva trovare anche quello purificante. Io ho trovato face cleanser. Ma c'era anche face, delicato, quindi sì, questa è la differenza. Comunque, il face cleanser, che è questo qui, è una travel size appunto da 15 ml. Poi abbiamo trovato, per quanto riguarda i due profumini, eccoli qui, abbiamo trovato Bacche di Tuschia, che è una fragranza vigorosa e sensuale, ispirato al bosco. Ha delle note agrumate e legnose. Allora, sì, Bacche di Fusca, però io lo sento più maschile, non lo so. Ma comunque, per l'appunto, parliamo di Bacche di Fusca da 10 ml ed è una travel size. Ha una fragranza vigorosa e sensuale ispirata al bosco. Ha delle note agrumate e legnose di patchouli indonesiano che racchiudono tutta l'aromatizzazione
autenticità di un ricordo, ravvivando il presente e stimolando il futuro. Ha un accordo speziato e legnoso di sandalo. Allora, i due profumi che si potevano scegliere era bacche di fucia e polvere di siena. Hanno associato, vicino a bacche di fucia, hanno associato cuore di pepe nero, che è appunto un profumo maschile, sempre una travel size da 10 ml. Sì. Poi abbiamo trovato la crema all'azione uniformante e illuminante a tripla protezione UV, luce blu, inquinamento, che garantisce l'effetto Healthy Glow. Questa CC cream dalle nuance rosa universale, ispirata alla carbossiterapia per contrastare l'incarnato spinto, la mancanza di omogeneità e la presenza di rughe sottili, e ottenere così una pelle all'aspetto fresco e radioso. È una travel size da 15 ml. Poi ci dice, e non solo, questo mese in omaggio troverete un prodotto make up. Infatti abbiamo trovato il tattoo, le liner della Maybelline, che sono veramente super super contenta, e poi hanno inserito anche questo body milk, che è un latte corpo con fico d'India della Sicilia, da 30 ml, quindi penso che sia una travel size, no, penso che sia una full size, sinceramente, perché è bella, cioè c'è tanto prodotto. E poi ci hanno omaggiato della utilissima agendina per il 2023. Devo dire che questo mese di novembre si sono dati veramente da fare. Tantissimi prodottini da provare anche questo mese, questi del mese di novembre. E non vedo l'ora. Detto ciò, io vi auguro un buon proseguimento, spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando un grande bacio e noi, se volete, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!